Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati dal Palagasteiner di Bolzano. Si doppia dopo la partita di poco fa tra Bolzano e Carpi, si replica con la partita tra Romagna, il Merano e Black Devils. I Black Devils che hanno chiesto ospitalità qui al capoluogo a causa dell'indisponibilità sia del Palavolt che della Gundo, e per cui giocheranno qui a Bolzano. Stanno presentando le squadre in questo momento. Merano con diversi acciaccati, ma solo l'eccezione Martini, che è Oliver Martini infortunato alla spalla ormai da diverso tempo. Il resto della formazione è al completo. Vediamo anche Laursen acciaccato per problemi a un tallone e della partita. Nunez reduce da uno stiramento della partita. Fadanelli, anche lui che ha problemi, ma sono tutti schierati. Andiamo a vedere la formazione della Romagna. Vediamo Tassinari, tutto pronto per Romagna, dicevamo, col 3 Bianconi, con il numero 4 Amaroli, col numero 6 Albertini, col numero 7 Mazzanti, col numero 8 Chiarini, col numero 9 Rinaldo Ceroni, col numero 11 Golini, col numero 12 Fabrizio Tassinari, che è anche il capitano della squadra, col numero 15 Rotaru, col numero 16 Radaelli, col numero 18 Di Domenico, col numero 23 Ramondini, col numero 25 Bandini, col numero 64 Lombes, Ardian Leonard, con il numero 73 Alfonso Garcia e col numero 88 Ivan Antic. È tutto pronto per l'invio, inizio del match. Vediamo il primo possesso della formazione meranese. Vediamo Visentin, Romei, Fadanelli, Max Prantner, Nunez e Bogdan Petricevic. Vediamo Lombes in porta, la porta si sposta, chiederanno di sistemarla. Giornata dove si sono già disputate diverse partite. In vetta spicca la vittoria del Conversano, che ha espugnato il terreno del Sassari. La vittoria del Fasano sul Pressano. E la vittoria soprattutto del Carpi sul Bolzano, che qui a Bolzano è la grossa sorpresa di questa giornata. Fondi Rubiera 31 a 23 per il Fondi, ma si parte in questo momento. Visentin, primo possesso, si danno il 5 ai giocatori, come sovente accade in questi frangenti. Vediamo Fadanelli, Petricevic, ancora Fadanelli, Max Prantner. Vediamo Romei che si fa vedere sul pivot. Visentin ancora verso Max Prantner, verso Fadanelli, Bogdan Petricevic verso Max Prantner, la dà l'ala Nunez, 1-0 Merano dopo 30 secondi, azione scolastica, e subito Nunez che va a segnare la prima rete del Merano. Santiago Nunez. Alonso, c'è già dall'altra parte il numero 73 Alonso. Antic,
ancora Antic verso Alonso, prova ad andare alla conclusione Stricker, la dà indietro a... ruba palla al Merano per un momento. Ancora vediamo Antic, 1.25 Alonso, ancora vediamo la difesa del Merano, ancora verso Alonso, si alza il braccio del passivo, ruba palla molto bene Nunez, primo possesso, prima palla recuperata, Bogdan Petricevic va all'impostazione, Fadanelli, Max Prantner va via uno contro uno e sbaglia. Bellissima azione quella di Max Prantner, purtroppo non si è concretizzata. Ed è il primo tiro dei 7 metri per intervento di Max Prantner ai danni del pivot. Vediamo Antic che va sul punto di battuta. Ceroni era stato colui che ha subito il fallo. E non sbaglia Antic, 1-1 dopo 2 minuti e 22. E c'è il pareggio su tiro dai 7 metri della formazione del Romagna. Fadanelli, Max Prantner, ancora Fadanelli, Bogdan Petricevic, Visentin, Max Prantner, Fadanelli, tenta l'uno contro uno, subisce il fallo, l'intervento di Ceroni, ancora Fadanelli, Max Prantner, Bogdan Petricevic, vediamo, chiede palla anche Romei, parata di Lombes, quindi contropiede, palla persa di Amaroli. Era intervenuto molto bene Lombe sulla conclusione di Visentin, quindi il Merano è già dall'altra parte. Fadanelli, Max Prantner, Fadanelli, Bogdan Petricevic, fa girare ancora Max Prantner, vediamo, difende molto bene questo frangente, ancora verso Max Prantner, ancora verso Fadanelli, ancora verso Nunez. E conclusione fuori di Nunez, già due errori delle ali meranesi, quindi possesso palla che va per la formazione ospite, Alonso, Mazzanti, ancora Mazzanti, bloccato così da Romei, Alonso, 4-18, 1-1, già due errori al tiro da parte del Merano, anzi tre. Alonso, Antic e Ceroni che porta avanti Romagna, 2-1. Petricevic, Prantner, Fadanelli. Passaggio dietro la schiena Fadanelli, si torna indietro, Merano fa fatica, si alza il braccio del passivo, quindi tre passaggi per andare alla conclusione, nulla di fatto, fischiato di invasione a Nunez, 5-25, 2-1 Romagna. Ancora Amaroli, Alonso, ancora Antic verso Alonso e questa volta interviene prima parata di Colleluori.
Max Prantner. Gran conclusione di Max Prantner ed è il pareggio. Gran bel gol quello di Max Prantner. Sono 2-2, 6 minuti se ne sono andati. Alonso, Antic, ancora Antic verso Alonso, tenta di andare via, subisce l'intervento di Bogdan Petricevic, si riprenderà con un 9 metri a favore della formazione del Romagna. Ora Alonso, Mazzanti, Alonso, Antic, grande parata ancora di Colleluori, esce già dall'altra parte Bogdan Petricevic, c'era Romei che chiamava palla, Bogdan Petricevic non l'ha visto, entra Fadanelli, già due parate per il portiere meranese Colleluori. Ancora Prantner verso Romei, ancora Prantner, Bogdan Petricevic, Fadanelli uno contro uno, Max Prantner, Petricevic, subisce l'intervento, tiro dai 7 metri per un fallo ai danni di Fadanelli, un'evidente difesa in aria, cambio portiere, esce Lombes e entra Redaelli. Vediamo Max Prantner sul punto di battuta. Max Prantner contro Redaelli. E Max Prantner riporta avanti il Merano 3-2, 7-49. Alonso, ancora Alonso verso Mazzanti, Mazzanti verso Alonso, vediamo nulla di fatto. Chiedevano un intervento, si sono consultati gli arbitri ai danni di Romei. Si riparte Alonso. Ruba palla al Merano, viene fischiato un fallo però ai danni dei Ceroni. Ancora Antic, Alonso, azione piuttosto macchinosa questa del Romagna, ancora verso Alonso, intervento di Bogdan Petricevic. 3-2, Ceroni si alza il braccio del passivo, Alonso. Parata ancora del portiere meranese Colleluori, terza parata consecutiva. Max Prantner, gran gol di Max Prantner, 4-2. Terza rete di Max Prantner su 4 segnate dalla sua squadra. Merano che si porta a condurre col doppio vantaggio. E time out chiamato da Mr. Tassinari. In Alto Adige amiamo stare in compagnia.
come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Si può riprendere. Primi 10 minuti, piccolo trotto. Era passato avanti 2-1 la formazione anche del Romagna, poi ci ha pensato con le Luori a dire di no compiendo 3 interventi. E Max Prantner dall'altra parte ha replicato con 3 gol all'attivo, quindi sono Merano conduce 4-2. Alonso verso Antic, Mazzanti ancora verso Antic, Alonso. Ancora la palla che torna indietro verso Antic, Alonso. E para ancora Colleluori. Quarto intervento consecutivo per Colleluori che poi sbaglia il passaggio. Si è lasciato prendere probabilmente dall'eccessiva foga di voler impostare il contropiede. Sta di fatto che la palla è ritornata. Ritornata a favore del Romagna. Romagna che adesso col possesso con Ceroni verso Mazzanti, ancora Antic, playmaker centrale di questa squadra. Antic, se ne sono andati i primi 10 minuti e 30 del primo tempo. Difende molto bene anche qui. Contropiede verso Núñez. Núñez! Santiago Núñez sull'assist di Colleluori. 5-2 Merano. Amaroli, Alonso. Vediamo, si sta scaldando anche Queglio. Finora in panchina. Alonso, Rotaru, Antic, ancora verso Alonso, Rotaru, passaggio dietro la schiena, si torna indietro, Antic, ancora Rotaru, si alza nel frattempo il braccio del passivo. Passivo alzato. Dovranno andare alla conclusione in due passaggi. Vediamo ancora verso Antic. Rotaru, Antic. E ancora Colleluori. Quinto intervento per lui. Cinque, due Merano, 12° minuto. 3 gol Prantner e 2 Núñez. Adesso Petricevic verso Max Prantner, ancora Petricevic, Fadanelli ancora verso Petricevic, esce largo Núñez, riceve in questo momento Santiago Núñez. Max Prantner si eleva, gran gol di Max Prantner, 6-2 Merano. Antic, ancora Antic, Alonso, Antic, Alonso, Ceroni, indietro ancora verso Rotaru, Alonso, Antic, si gira e questa volta accorcia Alonso, contropiede Visentin, Visentin! E gol di Visentin. 5 secondi neanche tra un gol all'altro. Il Merano torna a più 4, 7-3. Alonso, Antic, Rotaru,
ancora Antic, Ceroni, da indietro ancora Rotaru, Alonso, ruba palla molto bene Max Prantner, ma la recupera ancora Alonso. Fischiato l'intervento a Romei. 14 minuti, Ceroni, Rotaru, Alonso, ancora verso Antic, ancora verso Alonso. Nulla di fatto, parata ancora, e questa volta sbaglia l'intervento. Il passaggio con le Luori se l'è fatto intercettare. Era una buona opportunità per il Merano, ancora Antic, tanta confusione, Ceroni ruba palla per un momento il Merano. Qui ci sono gli estremi del passivo, fischiato sfondamento. Quindi Bogdan Petricevic, Fadanelli, Prantner e parata del portiere. Questa volta Max Prantner ha voluto forse un po' troppo dal suo sottomano. Quindi Alonso, Rotaru, Antic, Alonso. Fischiato tiro dai 7 metri per una difesa in area di Visentin. Vediamo chi andrà sul punto di battuta. Vediamo Antic contro Colleluori. Antic contro il portiere meranese. Vediamo. E non sbaglia Antic. 7-4 a Corcia. Secondo gol per lui. Entrato Juan Pablo Cuello al posto di Max Prantner. Ancora Cuello, Petricevic, Fadanelli. Marano che in panchina al momento ha Laursen anche come terzino. Glisic, Santiago Nunez. Sbaglia Bogdan Petricevic, quindi ruba palla Alonso, fase concitata del match, un po' confusionaria. 7-4 Merano, se n'è andato a metà della prima frazione. Tassinari, entrato anche il veterano, il capitano della squadra Tassinari. Verso Ceroni. Cuello, Romei. Finita la seconda fase, si può riorchestrare col gioco organizzato. Contropiede svanito, Cuello, Fadanelli. Ancora Fadanelli. Adesso nel ruolo di centrale Bogdan Petricevic, Fadanelli, Romei, Petricevic. Subisce un fallo dai 9 metri, una strattonata, quindi si riparte con un tiro dai 9 metri. Se ne sono andati 17 minuti e 33 secondi nel corso della prima frazione. Partita che non decolla particolarmente. Ancora Fadanelli verso Bogdan Petricevic, verso Cuello e parata di Lombes. Alonso, Tassinari, Rotaru e para ancora con le Luori. Petricevic, Cuello, ancora Petricevic, Cuello, Fadanelli, fischiato uno sfondo,
o un'invasione, non si è capito molto. Tassinari, Antic, Alonso, Albertin. Ancora Alonso, Tassinari, vediamo Tassinari. E accorcia Rotaru. Quindi il Merano che da più 4 si ritrova a più 2. Merano che per un tiro dai 7 metri per un evidente fallo ai danni di Visentin. Vediamo Max Prantner che entra. ...7-5 Merano, Max Prantner contro Lombes. In precedenza era Radaelli che era andato a tentare di parare. Questa volta Max Prantner non sbaglia, come non aveva sbagliato anche prima del resto. 8-5 Merano. Tassinari. Alonso all'ala verso... Ancora Alonso. Tassinari. Tiro e palo fuori. Bella, bella azione questa. Albertini ha sbagliato la conclusione. Glisic. Queglio verso Romei. Conclusione che termina alta di Romei. Era stata una bella azione questa. Sbaglia completamente il passaggio Tassinari. Po' troppi errori da una parte e dall'altra in questi primi 20 minuti di gioco. Petricevic, ancora Petricevic verso Romei. Glisic. Glisic sbaglia proprio la presa, si alza il braccio del passivo. E questa volta si fa parare da Lombes la conclusione. Già 7 parate per Lombes. Merano un po' distratto in questo primo tempo. Diversi errori che non sono usuali per i ragazzi di Jürgen Prantner. Ancora ruba palla Bogdan Petricevic. Glisic, Petricevic, Queglio verso Nunez. Vediamo Petricevic che chiede il cambio. Entra Fadanelli. Ancora Fadanelli da Glisic. Queglio. Ancora Glisic. Ancora verso Fadanelli. Fadanelli uno contro uno. Quello dietro la schiena e ancora un errore da parte di Nunez. Eccessivamente falloso anche lui oggi. Tassinari. Vediamo 2 minuti ai danni di Dragan Glisic, ci sembra. Primi 2 minuti della partita vanno ai danni di un giocatore del Merano, esattamente Dragan Glisic. Quindi il Merano giocherà in inferiorità numerica. Ricordiamo il risultato: Merano avanti 8-5. Merano che ha sbagliato veramente tanto in questa prima fase del primo tempo, questi primi 20 minuti di gioco, 22. Tassinari, Alonso, Antic. Alonso si gira. Ancora Ceroni verso Tassinari, verso Antic. Para ancora con le Luori, fischiato però 9 metri. Gli arbitri non si capisce cosa. Non aspettino a fischiare passivo. Sono giocando già da 45 secondi. Si alza adesso il braccio del passivo.
para con le Luori, ma viene fischiato un tiro dai 7 metri. Entra Fasanelli. Fasanelli contro Antic, il terzo rigore questo per la formazione e para Fasanelli, si scalda anche il pubblico meranese presente. Tassinari ancora verso Antic e questa volta non sbaglia il pivot appena entrato col numero 11 Gollini. 8-6 Merano che deve allungare. Abbiamo visto cosa è successo al Bolzano poco fa, lasciare gli avversari troppo incollati al match. Fadanelli, Quello e para ancora Lombes. Sfondamento giusto, squadre che sono al completo, è stato fischiato uno sfondamento, sta di fatto che Lombes finora si è disimpegnato molto bene con 8 interventi. Entra Fadanelli al posto di Bogdan Petricevic. Glisic, ancora Glisic, Fadanelli, Quello, Fadanelli, tenta l'uno contro uno e non sbaglia, gran gol questo di Fadanelli. Merano torna più 3, 9-6. Si torna indietro, grande difesa del Merano. Ed è con le Luori su Gollini. Gran bel intervento questo di Colleluori. Adesso entra anche Andy Stricker in attacco. Fadanelli, Quello, ancora Fadanelli, Quello, Visentin verso Quello, Fadanelli, uno contro uno. 7 metri conquistato per il Merano per questa difesa in aria ai danni di Fadanelli e Max Prantner che va sul punto di battuta. Se ne sono andati 26 minuti e 10 secondi. Ancora Max Prantner contro Lombes. Lombes che finora ha giocato molto bene. Vediamo Lombes contro Max Prantner. E questa volta Lombes para. Però la palla rimane al Merano perché è stata presa dentro l'area dal difensore, un'ingenuità questa, quindi possesso palla che rimane al Merano. 26-35, Quello, Fadanelli, ancora verso Quello, Glisic, il pubblico meranese incita i suoi, scandisce, difesa che sale. C'è a terra Andy Stricker, colpito al volto, probabilmente non si capisce, era l'azione lontana. Vediamo Andy Stricker. Mima il gesto della gomitata. Tutto ok, si può ripartire. Ultimi 3 minuti esatti di gioco in questo momento. Stricker ancora verso Quello, Fadanelli, Glisic, Dragan Glisic. Merano va avanti 10-6 più 4. Tassinari
Antic, Alonso. Due minuti e mezzo al termine della prima frazione. Merano avanti di 4. Alonso, Tassinari. Ancora verso Antic. Alonso. Ancora verso Alonso. E grande parata. E contro... E altro palo del Merano. Era stata una grande parata quella di Colleluori. Poi sul contropiede Visentin. E para ancora Colleluori. È uno show personale quello di Colleluori. 12 parate e 6 gol presi. Entra Fadanelli, 1 minuto e 30, questo è il momento di allungare per la formazione meranese. Fadanelli, Quelio, verso Stricker, ancora Glisic, Glisic riceve da Quelio, tornano indietro, si va verso Fadanelli, Fadanelli tenta l'uno contro uno, Glisic e parata di Lombes. Tassinari traversa, nulla di fatto, ultimo minuto di gioco, 50 secondi. Quello all'ala in questi ultimi secondi, vediamo cosa dice Jürgen Prantner. 40 secondi, entra Nunez, Glisic, Fadanelli, Quello. 30 secondi al termine, ancora Glisic, verso Fadanelli, verso Quello. E gol di Glisic, 11-6 Merano. Più 5 Merano, 11-6. Ancora verso Alonso, Antic, Gollini, ancora Alonso. E finisce qua, finisce la prima frazione, vediamo se ci sarà il tiro franco o meno. Vediamo cosa decidono gli arbitri. Tiro franco, Tassinari contro la difesa schierata, vediamo Tassinari. E gol, grandissimo gol di Tassinari che è passato sopra la difesa, 11-7. Termina qui la prima frazione con questa settima rete. Vediamo che anche Jürgen Prantner non è molto contento. 11-7, primo tempo, Merano più 4, una partita tutt'altro che trascendentale, che comunque il Merano in virtù di una grande difesa e di un grande Colleluori riesce a portarla al momento meritatamente in porto. Ci sentiamo fra 10 minuti per la seconda frazione di gioco.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse e Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
tutto pronto qui al Palagastein per il secondo tempo della partita Merano contro Romagna. Ricordiamo il punteggio del primo tempo che vede il Merano avanti 11-7 in virtù poi dell'ultima rete segnata a tempo scaduto da Tassinari con un tiro franco da 9 metri. Merano grande difesa ma altrettanti errori in attacco. Andiamo a vedere un pochettino quelli che sono stati lo score. 12 parate per Colleluori, 7 subite, grande prestazione del portiere meranese, una rete per Visentin, una per Fadanelli, 5 per Prantner, 2 per Nunez e 2 per Glisic. Per quanto riguarda la formazione ospite, una rete per Ceroni, una per Gollini, una per Rotaru, una per Alonso, 2 per Antic e appunto poi la rete, l'ultima del capitano Tassinari. Tutto pronto, primo possesso per la formazione ospite, formazione che non ha demeritato, grande prestazione del portiere Lombes, capace anche di parare un tiro dai 7 metri a Max Prantner. Si riparte qua per i secondi 30 minuti di gioco. Antic, Tassinari, primo possesso della formazione del Romagna, ancora verso Antic, Tassinari, ancora Antic, Alonso, Antic, vediamo difende il Merano, difeso molto bene la formazione meranese nel corso della prima frazione, ancora Antic, Tassinari, e questa volta non sbaglia Alonso, quindi accorcia 11-8. Merano era più 5, si ritrova più 3. Fadanelli ha subito un colpo al volto, Fadanelli, da Alonso. Ancora Bogdan Petricevic verso Romei. Romei oggi è apparso un po' in ombra nella prima frazione. Difende Antic, mette in fallo laterale Max Prantner. Quello all'ala, anche Nunez, autore di diversi errori. Bogdan Petricevic. Tiro dai 7 metri per una difesa in aria ai danni di Bogdan Petricevic. Vediamo chi andrà sul punto di battuta. Probabilmente andrà Fadanelli, l'ultimo 7 metri Max Prantner l'aveva sbagliato, Fadanelli contro Lombes. E non sbaglia Nicola Fadanelli. 12-8 più 4 Merano, Tassinari ancora. Alonso. Sfondamento netto di Tassinari, vediamo, 2 minuti ai danni di Tassinari, probabilmente per una protesta. Vediamo. Gli arbitri hanno dato 2 minuti al capitano della formazione del Romagna. Evidentemente, questo presumiamo noi, abbia protestato. Petricevic, Prantner, bel passaggio per Visentin e Visentin, Luca Visentin, seconda rete per lui. Merano che torna a più 5. 13-8 per la formazione dei Diavoli Neri. Una vittoria sarebbe importante anche alla luce dei risultati degli altri campi, perché consentirebbe alle 4 formazioni di vertice di staccarsi ulteriormente. Antic, Rotaru, ancora verso Alonso, Antic, Alonso, Rotaru. Fischiato un 9 metri, si era girato, era andato alla conclusione Alonso.
Rotaru. Ancora Alonso. Rotaru, 52 secondi di superiorità numerica. Nulla di fatto. Quello ancora verso Visentin. Visentin, Luca Visentin. Più 6 Merano. 20 secondi ancora di superiorità numerica, di inferiorità numerica per la squadra che attacca. 3.50 se ne sono andati nel corso della seconda frazione. Antic, Bandini, Antic, ancora verso Alonso, tenta il passaggio ma Ceroni è stato strattonato da Stricker. Ancora Antic. E gran bel gol questo di Antic. Max Plantner c'è già dall'altra parte. Fadanelli, Petricevic. Sono volati i fogli. Degli arbitri, quindi si può ripartire. 4.45, 14.9. Ancora Petricevic verso Fadanelli. Riceve Quello, Fadanelli, Bogdan Petricevic, Max Prantner, Fadanelli. Si alza il braccio del passivo. Passivo alzato, quindi il Merano dovrà andare alla conclusione. Vediamo chi ci andrà. Fadanelli. Petricevic, Prantner. Parata con un po' fortunosa col palo, quindi si rimane sul 14-9. Esce Lombes, entra Redaelli, Tassinari, Antic, ancora Tassinari, veterano, ma il colpo di magia dell'ultimo secondo del primo tempo con quel gol. Ancora Antic verso Tassinari, si gira, subisce l'intervento di Quello. Tassinari ruba palla a Petricevic, bella anticipo difensivo di Bogdan Petricevic. Bogdan Petricevic, 15-9, Merano che torna più 6. È stato un gran bel anticipo difensivo quello di Bogdan Petricevic. Merano che in difesa sta comunque giocando bene. Ancora Antic, Bogdan Petricevic esce su di lui, commette fallo, è rientrato anche Lombes tra i pali. Tassinari, Rotaru ancora verso il capitano, verso Ceroni, verso Antic, ancora verso Tassinari contro Quello. Rotaru. E non sbaglia Rotaru. Merano che è già dall'altra parte. Bogdan Petricevic verso Quello. Cerca di accelerare l'azione al Merano. Fischiato uno sfondamento a Fadanelli. Anche se si era già liberato del pallone. La palla era già arrivata all'ala. 15-10 Merano. 7.52.
Tiro dai 7 metri fischiato per un fallo di Romei. Cambio portiere, entra Fasanelli. Fasanelli autore della parata prima nel 7 metri su Antic, adesso va a cercare di neutralizzare il tiro di Alonso, la possibilità di andare a meno 4 per la formazione del... ed è così, meno 4, 15-11, Merano che dà più 6, si trova a più 4. Queglio, Prantner, Petricevic, ancora Max Prantner, Fadanelli, Max Prantner, il pubblico meranese incita. Fischiato un intervento, Merano fa fatica ad andare alla conclusione in questo frangente. Fadanelli, fischiato non si sa cosa, un blocco evidentemente di Romei nel terzo che glielo fischiano oggi. 15-11, Merano che era partito bene, era andato a più 6. E si trova a più 3, 3-0 di parziale. Max Prantner, Petricevic, Prantner, Fadanelli, ancora verso Bogdan Petricevic, verso Max Prantner, e gol di Max Prantner! Più 4. Merano deve tornare a parare anche con le Luori come ha fatto nel primo tempo. In questo avvio di secondo tempo è calata anche un po' la percentuale di parate del portiere meranese. E il Romagna ha segnato alcuni gol con una certa facilità. Ancora Rotaro. Questi erano evidentemente passi, ma parata di Fadanelli di Colleluori. Ancora Antic, Tassinari verso Rotaru, ed è ancora una parata di Colleluori, fischiato però un tiro dai 7 metri. Vediamo ancora Alonso contro Colleluori. Colleluori contro Alonso, e non sbaglia neanche questa volta Alonso, quindi il risultato che rimane, partita rimane ancora aperta, 16-13 Merano, siamo all'undicesimo del secondo tempo. Queglio, Prantner, Petricevic, Fadanelli, Risentin, Romei, questi sono i migliori effettivi della formazione meranese. Ancora Fadanelli, Petricevic, ancora verso Visentin, Luca Visentin. Merano che torna avanti di 4. Ora Antic, Tassinari, Ceroni, ancora verso Rotaru, ancora verso Antic. Viene fischiato un intervento di Andy Stricker, dodicesimo, ancora Tassinari, Rotaru, un po' di confusione anche in questa, perde la palla, la riprende, conclude fuori, tiro dai 9 metri, Ceroni, Tassinari. Ancora Antic,
passivo chiamato, questo era un fallo intervento, qui era un fallo di Stricker, ci poteva stare anche 2 minuti. Tassinari ancora, e questa volta para Colleluori, devia sopra la traversa, grande prestazione, grande parata di Colleluori. Max Prantner verso Petricevic, ancora Quello, ancora Max Prantner, e questa volta para Lombes. Ceroni, Tassinari, Alonso. Vediamo cosa dicono gli arbitri. 2 minuti ai danni di Quello. Hanno mimato l'aggancio al braccio. ...17-13 Merano, più 4, 13 minuti se ne sono andati. Due minuti ai danni del numero 15 per aver colpito il portiere in pieno volto, deduciamo che sia per questo motivo, vediamo. Sì, proprio così. Ha chiesto anche prontamente scusa l'attaccante numero 15 Rotaru, ha chiesto scusa a Colleluori. Il gioco è fermo in questo momento, vediamo. Ovviamente non si è più ripreso il gioco qui da 1.49. Due, tre, cinque, vediamo, 2 minuti, sì. Un po' di confusione, vediamo col tempo come sistemeranno il cronometro. Sta di fatto che ci saranno due squadre con in inferiorità numerica, il Merano per 1.49 e il Romagna per 2 minuti. Si riparte in questo momento, esce Colleluori, Visentin, Fadanelli, Merano più 4, possesso palla importante questo. A un quarto d'ora, poco più dalla fine. Max Prantner ancora verso Fadanelli, verso Petricevic. E Bogdan Petricevic porta il Merano a più 5, 18-13. Sono 14esimo minuto, ne mancano esattamente 16. 18-13 Merano, Bogdan Petricevic ha segnato la sua seconda rete di giornata. Antic, Tassinari, Ceroni, Antic, Alonso, ancora Tassinari, e questa volta non sbaglia la giovane ala Bandini. Ancora 14, 18-14 Merano, possesso palla Merano. Visentin, Fadanelli, ancora verso Petricevic, Visentin, tutto solo, Visentin, Luca Visentin, quarta rete per lui, 19-14 Merano, Merano ancora in inferiorità numerica, in parità numerica, passaggio largo all'ala, Alonso, rientra Stricker, quindi Merano in parità numerica, 9 secondi di superiorità numerica, ma vediamo Antic, va ad Alonso, fischiato un tiro dai 7 metri per un intervento ai danni di Alonso, era riuscito comunque a parare con le Luori.
Vediamo il tiro dei 7 metri, chi andrà a segnarlo, gli ultimi li ha tirati Alonso. E ancora lui, Alonso contro Colleluori. Vediamo Colleluori. E questa volta c'era arrivato, ma la palla termina lo stesso in fondo al sacco. C'era arrivato il portiere meranese. L'aveva intuito, l'aveva toccato, ma si è impennata ed è finita sotto la traversa. 19-15 Merano, ancora possesso per la formazione meranese. Prantner. Petricevic, Visentin, ancora verso Max Prantner, verso Fadanelli, Max Prantner, Fadanelli, uno contro uno, Petricevic, fischiato sfondamento a Max Prantner. Partita concitata, il Merano non trova il suo ritmo, non riesce a sfruttare neanche le giocate del pivot oggi. Antic, Tassinari, Ceroni, Antic, e non sbaglia Antic, accorcia ancora, più tre Merano, deve andare in velocità il Merano, se rallenta si fa irretire nel gioco degli avversari. È ancora parata di Radaelli, ma su un tiro tutt'altro che irresistibile di Bogdan Petricevic. Momento delicato della partita. Merano che era avanti di 6, si trova avanti di 3. Mancano 13 minuti alla fine della partita. La formazione meranese. Queste sono quelle partite che nascondono non poche insidie. Ceroni, Antic. Interviene Nunez. Ancora verso Tassinari. Si gioca al limite del passivo qui ogni attacco. Si alza adesso il braccio del passivo. E buon per il Merano che Alonso commette un'invasione. Fadanelli, Fadanelli. Petricevic, Prantner. E Max e Jürgen Prantner vuole vederci chiaro e chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Si può riprendere. Vediamo lo score, qui il Merano avanti 19-16, possesso palla, 4 reti per Visentin, 3 per Fadanelli, 6 per Max Prantner, 2 per Petricevic, 2 per Nunez, 2 per Queglio, no, neanche una Queglio, erano 2 minuti Queglio e 2 per Glisic. Stricker al posto di Romei. Vediamo il pubblico meranese che chiama a gran voce i propri Max Prantner. Conclude fuori, buon per il Merano che la conclusione del giovane Allen è andata fuori. Nunez
e si fa parare l'intervento, il tiro Nunez da Raidaelli. Raidaelli che è subentrato all'Ombes. Fatica oggi il Merano a trovare la conclusione. Tassinari verso Alonso, verso conclusione alta di Antic. Si entra negli ultimi 10 minuti di gioco. Max Prantner, esce Nunez, entra Quello, entra Glisic anche. No, Glisic accomoda in panchina. Quello, Prantner, Petricevic, Fadanelli, ancora Petricevic. Traversa piena di Max Prantner. Bandini, Albertin. Ancora Antic, Tassinari, 19 a 16, 20 e 30 in questo momento, ancora Antic, e accorcia ancora la formazione del Romagna, l'MLM si riporta sotto, il Merano avanti di 6, adesso si trova avanti di 2, con un errore dietro l'altro in fase di conclusione. Vediamo Max Prantner, Bogdan Petricevic, Fadanelli. Queste sono partite difficilissime queste da vincere. Ancora Petricevic. Bogdan Petricevic! Ci pensa lui tutto solo, fa tutto da solo e questa volta la fa anche giusta. 20 a 17, più 3 Merano. 8 minuti e 40 al termine. Antic. E parata di Colleluori. Max Prantner. Esce Glisic, entra Fadanelli. Ancora Petricevic. E subisce un intervento da 7 metri ai danni di Antic, ai danni di Petricevic. Si scusa il giocatore del Romagna con tanta sportività, si scusa per il fallo. Adesso è Fadanelli. Due minuti ai danni di Antic. Fadanelli contro Raidaelli. Gioco di parole, Fadanelli contro Raidaelli, Fadanelli, e Fadanelli alla meglio su Raidaelli. Più 4 Merano, 21-17. Si entra negli ultimi 8 minuti esatti. ...22-09... 1-40 ancora di inferiorità numerica per la formazione ospite. Tassinari, Gollini, Rotaru, Alonso, Rotaru, Tassinari, Rotaru, si alza il braccio del passivo, Tassinari, e segna il gol del 21-18. Vediamo panchina del Merano che si scalda, Jürgen Prantner, ancora un minuto di superiorità numerico, 21-18 per il Merano. Max Prantner, Quello, ancora Max Prantner, e gol di Max Prantner! 22-18 più 4 Merano. Ancora superiorità numerica per 30 secondi. Rotaru, Tassinari. Tassinari, Rotaru.
Lautaro. Alonso. Si entra negli ultimi 6 minuti di gioco, 22-18 Merano. Tassinari. Stanno giocando da un minuto e gli arbitri, il passivo reclamato a gran voce dai tifosi del Merano, vediamo se lo daranno adesso, ancora verso, si alza adesso il braccio del passivo, Rotaru. Ancora passivo chiamato, ancora due passaggi, Rotaru, Tassinari. Ancora passivo, dovrebbero andare al tiro, Tassinari, e la conclusione termina fuori. Possesso importante questo per il Merano, quando siamo quasi a 5 minuti dal termine, Merano avanti 22-18. Prantner, Petricevic, Fadanelli, ancora Petricevic. Colpisce il palo Bogdan Petricevic, la palla importante, palo pieno. Tassinari, Rotaru, 25-20, ancora verso Rotaru, Tassinari. Chiama time out mister Tassinari. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Si può riprendere, vediamo. Sta scadendo il time out. Fischiato in questo momento il minuto 25:37, mancano 4 minuti e 20 secondi al termine, 22-18 per la formazione di casa del Merano, che comunque sta facendo fatica contro il Romagna. Ancora Rotaru, Rotaru indietro ad Alonso, esce Petricevic, Rotaru, Alonso, passaggio Gollini e gol di Gollini. Più 3, si entra negli ultimi 4 minuti di gioco, 3:54. Azione importante questa. Quello e Quello segna la rete del 23-19. Torna a pianti di 4 il Merano, 3 minuti e mezzo dal termine, 3 minuti e 40. Antic, Rotaru. Ancora verso Antic. Rotaru, Alonso, passi di Alonso, ha subito un fallo, giustamente fischiato ai 9 metri. Ancora verso Rotaru, verso Antic, vediamo come difende il Merano. Petricevic, Alonso, Antic ancora. E segna Gollini, un gol tutt'altro che irresistibile questo. 27 qui, 2 minuti e 45, più 3 Merano. Possesso importantissimo questo per andare. Vediamo il pubblico che incita il Merano.
Prantner, Max Prantner, è lui il match winner di questa, il top scorer di questo incontro. Ancora Antic verso Gollini, invasione fischiata, quindi 24-20, si rimane 2 minuti e 10 al termine. 8 gol di Max Prantner, top scorer del match fino a questo momento. Fadanelli, Petricevic, Prantner, ancora Fadanelli verso Petricevic, e parata di Redaelli sulla Kempa, 28-12, Antic, ed è una parata ancora, era riuscito a intervenire molto bene, accorcia, era intervenuto molto bene con le Luori. Il pubblico a gran voce incita Merano, Merano, 1-23 al termine, più qua, più 3 Merano. Partita che il Merano sta facendo una fatica immane a portare a termine, sempre in gestione ma sempre vicini anche gli altri, gli avversari. Max Prantner, strattonato, Max Prantner, contropiede, e inizia l'ultimo minuto col Merano avanti di 2. Possesso Merano, Visentin, Petricevic, 29-12, 24-22. Max Prantner, palla persa del Merano, ultimi 30 secondi di gioco. Ultimi 30 secondi. Interviene ancora una volta con le Luori a dire parola fine alla partita. Merano si porta a casa sto match. 24-22, time out chiamato da Mr. Prantner. Alto Adige, amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. E termina qua la partita, termina qua la vittoria, con la vittoria del Merano per 24-22, una partita tutt'altro che bella, che il Merano ha condotto dall'inizio alla fine, che comunque non è mai riuscito a staccarsi, era arrivato a un vantaggio massimo di 6 reti, poi il Romagna è riuscito a rientrare in partita fino all'ultimo minuto, quando è riuscito a portarsi a meno 2, ma il Merano comunque l'ha portata a termine. Una vittoria importantissima che consolida la posizione del Merano in seconda posizione, ovviamente con una partita in più rispetto al Conversano, un Conversano che oggi ha espugnato Sassari, il Fasano a sua volta ha vinto contro il Bressano, per cui le prime 4 in classifica con la vittoria anche del Bressanone si staccano verso l'alto, ma non è stata una partita tutt'altro che facile quella del Merano. Per cui qui da Bolzano, dal Palagasteiner e tutti, un saluto da Walter Taranto e alla prossima.